Cosa fare quando il cliente ti dice le farò sapere o ti farò sapere oppure ci devo pensare? Cosa fare in queste circostanze? È una circostanza, un'obiezione che si è verificata spesso per me e sicuramente si è verificata spesso per te. In questi casi cosa bisogna fare con il cliente? Vedi, qualcuno tenderebbe a rispondere e dire al cliente: nessun problema, caro cliente, magari la chiamo la prossima settimana, così mi dà una risposta, o magari ci sentiamo più avanti, o magari gli mando un'email, gli mando un messaggio. Ecco, ti consiglio di non rispondere in questo modo, di non dare questa risposta. Per quale motivo? Perché ti pone in un livello inferiore rispetto a quello del cliente, quindi perdi il tuo status, la tua autorevolezza, la tua autorità. Cosa fare invece? Allora, consideriamo che questo tipo di obiezione potrebbe nascere per due ragioni. La prima, il cliente potrebbe essere educato, timido ma educato, nel non volerti dire di no in maniera diretta ed esplicita, ma semplicemente cercare una forma educata per sgattaiolare via. Un'altra motivazione potrebbe essere quella di avere necessità di chiarire altri aspetti, altri dubbi. Solitamente, quindi, quando si trova questa circostanza, quando il cliente mi dice: ok, le farò sapere Corrado e poi magari ci aggiorniamo più avanti. Io rispondo così: caro cliente, solitamente quando qualcuno mi dice che ci deve pensare e mi farà sapere, poi scompare. Ora, cosa servirebbe finché io e lei potessimo concludere l'accordo oggi? Cosa fai in questo modo? Sei diretto, vai al punto e cerchi di capire qual è la reale motivazione che si nasconde dietro all'obiezione del cliente. Sono forse i termini di pagamento, il prezzo, sono forse le modalità di erogazione del prodotto o servizio. Sono tante le motivazioni per cui la persona potrebbe decidere di fermarsi ed essere in dubbio. E perché non te le dice direttamente? Per il semplice fatto che le persone così si dovrebbero esporre, cioè il cliente si esporrebbe. Nel dirti la verità, lui si espone, diventa vulnerabile. Ed essendo vulnerabile, lui ha paura che tu possa colpirlo, attaccare e chiudere la vendita. Ricorda che le persone non vogliono che gli si venda. Tutti vogliono comprare. Noi andiamo anche in ferie per comprare, cioè noi andiamo fuori in ferie, ci muoviamo, ci spostiamo perché vogliamo comprare, ma nessuno vuole che gli si venda. E quindi davanti al cliente che ti dice: ci devo pensare, e tu ti rendi conto che questa persona ha bisogno di maggiore chiarezza oppure devi capire se è una scusa, puoi dire tranquillamente: caro cliente, solitamente quando qualcuno mi dice ci devo pensare o le farò sapere, poi non lo sento più. Allora, piuttosto che sentirmi in questa condizione, piuttosto che aspettare una telefonata che non arriverà mai, preferisco avere chiarezza adesso. Che cosa serve, secondo lei, affinché noi oggi possiamo concludere l'affare? E lui potrebbe rispondere: ma guardi, momentaneamente il prezzo. Ok, il prezzo. Mi faccia capire meglio cosa intende per prezzo. Adesso io non riesco ad avere questa disponibilità. Ok, e quindi se trovassimo un accordo su modalità di pagamento, potremmo chiudere oggi l'accordo? Sì? Ok, quindi quella che potrebbe essere un'obiezione secondaria che avresti potuto risolvere così, se non avessi fatto la domanda, non l'avresti scoperta, non l'avresti chiuso. Ricordo un'altra volta quando un cliente mi disse, ordinò un mio libro e mi disse: ok, Corrado, aspetto che mi arrivi il libro, me lo leggo e poi ci risentiamo. Caro cliente, il libro l'ho scritto io, quindi che cosa c'è che lei pensa di trovare nel libro che non posso darle io direttamente? Beh, in effetti, e quindi mi faccia adesso le domande, corretto? Ora, se tu osservi i classici e diffusi sistemi di vendita, e soprattutto i vari corsi di vendita, ti daranno una specifica risposta per ogni tipo di obiezione. 10 obiezioni che ti darà il cliente e tu dovrai avere 10 risposte differenti. Non trovo che questo metodo sia efficace. Per quale motivo? Preferisco avere una risposta che soddisfa 10 obiezioni, per il semplice fatto che è più facile da memorizzare.
e con la facilità di memorizzazione ti permette anche di chiudere con maggiore tranquillità e serenità la vendita. Se vuoi approfondire la situazione legata alla negoziazione, quindi se vuoi approfondire le tecniche di negoziazione, le tecniche di chiusura, di closing, e vuoi capire come migliorare la tua situazione, come migliorare la situazione, la capacità di vendita dei tuoi venditori o di te, se sei un venditore, fai una cosa, qui sotto clicca sul link e fissa una call con me e assieme vedremo come posso aiutarti a sviluppare maggiori competenze di negoziazione.